Chi di voi ha mai sentito parlare di carattere masochista? Nel linguaggio comune indica appunto una persona che fa del male a se stesso, che non si crea tanti problemi nel cacciarsi in situazioni in cui poi alla fine risulta vittima. Beh, il masochismo è una realtà psicologica e ognuno di noi si può dire che ha dei tratti caratteriali di tipo masochista. Questo significa che ognuno di noi, in qualche modo, oltre ad essere orientato alla ricerca del piacere, è orientato anche alla ricerca del dispiacere e del dolore. Ma questo non per natura, ma perché qualcosa nel corso del nostro sviluppo psicosessuale è andato storto. E allora Willem Reich e Alexander Lowen, per quanto riguarda il carattere masochista, parlano di una difficoltà ad affermarsi del diritto di imporsi. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi nasciamo e poi cresciamo, abbiamo tutta una serie di bisogni che dobbiamo in qualche modo estinguere per andare avanti. Tra questi, a un certo punto, il bambino incontra il diritto di imporsi. Il diritto di imporsi vuol dire che il bambino diventa progressivamente in grado di imporre le sue opinioni, di imporre i suoi bisogni. Chiaramente l'ambiente sociale, relazionale, in particolare il rapporto con le figure di attaccamento, con la madre, possono in qualche modo facilitare piuttosto che inibire questo tentativo del bambino di imporsi, di venir fuori all'esterno. Quando il tentativo di imporsi viene ostacolato dal rapporto con la madre, con la figura di attaccamento, il bambino non può in qualche modo estinguere questo bisogno e rimane con un deficit emotivo. Questo deficit emotivo può portare alla strutturazione del carattere masochista. In altre parole, avviene che quando il bambino cerca di venir fuori, di imporsi, la madre lo reprime. E reprimendo eccessivamente questa sua tendenza a imporsi, non fa altro che fargli passare un messaggio che suonerebbe così: la tua rabbia è sbagliata, la tua aggressività è fuori luogo, comportati bene, non puoi esprimerti, non puoi importi. Questo significa che a livello muscolare il bambino interiorizza questo atteggiamento materno e inizia a bloccare i suoi muscoli, a bloccare i suoi movimenti, irrigidendosi. Strato dopo strato, anno dopo anno, si vengono a creare quindi i tratti caratteriali di tipo masochista. In altre parole, l'aggressività, la rabbia non possono venire fuori in maniera diretta, ma devono venire fuori in maniera indiretta. Anziché uscire fuori, l'aggressività e la rabbia vengono tirati dentro, vengono ingoiate. Il carattere masochista, immaginatelo un po' come una pentola a pressione. Anche a livello fisico tu trovi strutture caratteriali molto massicce, corpulente, con grossi blocchi soprattutto nella zona delle spalle, del collo. Sono persone tendenzialmente non proprio grasse, ma in qualche modo robuste, massicce, come se devono trattenere all'interno un'energia che viceversa verrebbe fuori. Molto spesso trovi persone apparentemente sottomesse, con un tono di voce basso, gli occhi bassi, gli occhi un po' languidi, ma che nascondono al proprio interno una grande rabbia che è lì compressa. Proprio come una pentola a pressione che può esplodere da un momento all'altro, quando hai a che fare con un carattere masochista, magari per un non nulla può scattare la scintilla della ribellione e della rabbia in consulta. È la classica persona che poi, quando succede qualcosa, si dice: ma sembrava una persona così calma, così tranquilla, e invece bam, ha fatto il botto. Proprio perché il masochista ha imparato a trattenere dentro di sé la rabbia, e questo si è strutturato nel corso dello sviluppo fino a diventare effettivamente un tratto caratteriale. Un'altra tendenza che ritrovi è quella alla vittimizzazione, cioè il masochista tende a sentirsi vittima delle circostanze e tende anche a provocare, cioè a provocare la reazione di rabbia nell'altra persona con una serie di lamentele. Ecco, altro tratto distintivo è quello della lamentela. Il masochista ti porta all'esasperazione e quando tu poi sbotti contro di lui, lui dice: ecco, lo sapevo, ce l'hai con me. Non so se ti è mai capitato.
Quando hai a che fare con un carattere masochista, fai attenzione, perché dietro quell'apparente tranquillità, quell'apparente bontà, ci possono essere delle esplosioni di rabbia. E se anche tu ti riconosci nel carattere masochista, puoi iniziare una buona psicoterapia, in particolare anche la bioenergetica che lavora col corpo può essere utile per facilitare la fuoriuscita di quell'energia bloccata. Si utilizzano esercizi espressivi in cui hai la possibilità di far venire fuori la rabbia in contesti protetti, controllati. Spesso la rabbia che c'è dietro è molto elevata e va accompagnata da un bravo terapeuta. In questo modo vai a sciogliere quelle tensioni caratteriali e ti ritrovi a vivere una vita più sana, più piena e più diretta, più pane al pane, vino al vino. Auguro anche a te di vivere una vita così, all'insegna della felicità e della gioia. Un grande abbraccio e a presto. Ciao!